una delle voci femminili più importanti della musica italiana dagli anni 90 ad oggi, una storia che è iniziata con il consorzio suonatori e produttori indipendenti, che poi l'ha vista intraprendere un percorso personale, originale e ricco di soddisfazioni. Questa sera è accompagnata da Francesco Magnelli e da Andrea Salvadori. Signore e signori, Donna Ginevra Di Marco! Ciao, io sono Ginevra Di Marco, sono qui con Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Noi stasera, come i concerti insomma, che stiamo facendo ormai da quasi 2 anni, presentiamo il nostro ultimo lavoro, che è un disco dedicato a una grande cantora dell'America Latina che si chiamava Mercedes Sosa ed è stata un personaggio bellissimo dell'Argentina, della dittatura. Ed è diventata poi un simbolo di libertà, di resistenza per tutti i popoli e per tutte le genti del mondo. Noi interpretiamo musica del mondo, musica folk, musica popolare ormai da più di 10 anni e anche Mercedes Sosa era un personaggio che noi avevamo amato, incontrato e interpretato. Ogni volta che lo presentiamo dal vivo e che suoniamo quelle canzoni sembra che ogni testo che in realtà ha dei significati molto forti, vuoi di dolore, vuoi di speranza, di lotta, di coraggio. Il lavoro fatto fino a qualche anno fa con Margherita Hack, che affrontava tutta una serie di tematiche sociali partendo dalla canzone tradizionale e su cui Margherita si innestava e parlava dell'attualità. Lo stesso il lavoro su Mercedes Sosa. Paradossalmente la cosa più interessante non è l'argomento in sé, è la curiosità nel incontrare qualcosa che non conosci. Noi non ci facciamo mai problemi a modificare le musiche, a farsele proprie, ma tutto questo credo con molta umiltà, perché io ad esempio, ma credo anche Francesco e Ginevra, ho grossi problemi con la creazione dell'idolo a tutti i livelli, anche se esso è culturale, e quindi ogni volta che incontro qualcosa di dal punto di vista intellettuale o artistico enorme, cerco di capire qual era il messaggio, che cosa si voleva dire, però poi allo stesso tempo mi prendo la libertà di reinterpretarlo e credo che in questo modo sia molto più rispettoso anche del percorso dell'artista piuttosto che volerne fare un idolo e quindi renderlo intoccabile. Nella musica e nella scelta della musica interpretata negli ultimi anni ho trovato grande apertura, una grande possibilità di allargare il proprio colpo d'occhio, insomma quando vai a esplorare altre attitudini, altre culture musicali, altri modi, è un viaggio anche quello, è la grande potenza della musica, no? Di magari con un vocalizzo riesci a dare un immaginario e un'evocazione forte, e questa è una delle grandi ricchezze, no? Di questa forma d'arte. Canzoni Lunari è una serata in cui si forma una squadra di voci, di artisti che stanno sul palco dall'inizio alla fine insieme e con una scaletta che gira da 2 canzoni a testa, cantano quando tocca a loro e cantano quando non tocca a loro, oppure diciamo ci ascoltano gli altri mentre cantano. Canzoni Lunari è l'idea della squadra, proprio dalla parola cambiamento penso sia una delle parole fondamentali della nascita di Stazioni Lunari. Ho voluto sperimentare, diciamo così, sul palco la voglia mia e poi delle persone che collaborano con me di cambiamento, di cambiare, di poter
conoscere degli approcci culturali, musicali, ritmici diversi da quello che avevo fatto fino a quel momento là. Un'altra parola molto importante dentro Stazionari è l'ascolto, cioè tutti sul palco dall'inizio alla fine cantano, suonano e quando non tocca a loro stanno comunque fermi sul palco e ascoltano gli altri. Questo ascolto, che è la base ed è il rimando col pubblico, crea anche poi delle altre possibilità, che sono quello di cantare con gli altri, di suonare con gli altri. Si crea una forza di squadra in qualche modo, inconsapevole spesso anche. È la forza delle differenze, dell'approccio differente al palco quando sei su Stazioni Lunari. È nata nel 2004, doveva essere una data secca, ed è diventata una storia che non si è fermata più. Molto del nostro pubblico è femminile. Non ho mai perorato in qualche modo una valenza maggiore nell'essere donna piuttosto che essere uomo. Credo però che la cultura in generale ci faccia molto bene, insomma, che sia forse davvero la valvola di salvezza per tante oppressioni che ci sono, e frequentarla e cercare di migliorare noi stessi nel nostro quotidiano. Dobbiamo cercare di curare la nostra anima e crescerla nella bellezza, nell'apertura verso gli altri, nell'educazione. Per me l'Italia che cambia è un luogo dove il senso dell'accoglienza fosse posto alla base dell'educazione. L'Italia che cambia è un luogo di onestà, di rispetto degli altri, di accoglienza e di amore. L'Italia che cambia è in atto. Per me ancora siamo all'inizio, diciamo, in qualche modo, però tutto quello che è sommerso piano piano verrà fuori da sé. Questo non vuol dire che non scenderemo ancora più in basso con una parte dell'Italia, però sicuramente più scendiamo in basso e più ci sarà la possibilità forse di risalire. Puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.